Nel corso Elementor e-commerce andiamo a vedere come creare un e-commerce partendo da zero utilizzando Elementor Pro e il tema Hello Elementor. Utilizzeremo poi il plugin gratuito WooCommerce per andare a gestire tutto quello che riguarda la creazione dei prodotti, degli archivi dei prodotti e diciamo tutto quello che ti consentirà di cominciare a vendere online. Quindi andremo anche a configurare PayPal, a configurare Stripe, i principali metodi di pagamento, inclusi anche i pagamenti con bonifico se li vorrei offrire sul tuo sito. Vedremo poi come gestire le spese di spedizione, le imposte, tutto quello che riguarda in generale gli e-commerce. Ci sarà anche una lezione dedicata alla fatturazione dove ti farò vedere come fatturare utilizzando il plugin Yeet PDF, che è un plugin molto potente che si integra anche bene con, diciamo, i requisiti della fatturazione elettronica, quindi potrebbe essere utile nel caso, dipende ovviamente da come avrai configurato il tuo sito a livello fiscale, per dirti che nel corso troverai veramente di tutto, tutto quello che ti serve per partire alla grande con Elementor e WooCommerce. Se avrai domande poi potrai scrivere tranquillamente nella community di Impara Qui e cercheremo di rispondere come al solito al più presto e nel modo più esaustivo possibile. Ti faccio vedere adesso il sito di esempio che andiamo a creare durante il corso. Come vedi è un sito molto bello a livello grafico, molto ben curato. Durante il corso ti farò vedere anche tantissime, come si chiama, indicazioni dal punto di vista grafico che potrai utilizzare per renderlo diciamo bello e accattivante, anche se non sei magari un designer o un web designer di professione. Come vedi appunto in pochissimo tempo riusciremo a costruire questo sito pazzesco. Le lezioni contenute nel corso sono oltre 40 e ti farò vedere come creare anche una pagina shop tutta quanta personalizzata, come vedi, con dei vari widget sulla destra dove potrai appunto avere tutte quante le tue categorie, le recensioni recenti e tutto quanto quello che ti serve per rendere il tuo shop veramente potente e efficace, soprattutto perché la cosa che conta di più è andare poi a vendere. Come vedi ti farò vedere anche come personalizzare poi la pagina del carrello con Elementor per renderla più carina possibile e renderla soprattutto funzionale ed efficace anche da mobile e diciamo per tutte quante le varie esigenze che possono essere presenti nel tuo negozio. Dopodiché ti farò vedere come si personalizza anche la pagina dello shop, cioè della cassa. Come vedi adesso qui c'è una pagina personalizzata con dei campi molto carini fatti in questo modo e poi andremo a vedere anche come si fa a utilizzare la personalizzazione di questa pagina utilizzando il plugin Cart Flows nella sua versione gratuita. Potremmo quindi creare in poco tempo una cassa, un checkout di questo tipo, molto più bello a livello grafico, molto più potente anche a livello di conversione, e potrai prendere il controllo appunto di ogni singolo elemento già con la versione gratuita del plugin Cart Flows, e poi se vorrai anche cambiare i campi del checkout eccetera eccetera potrai acquistare la versione premium di Cart Flows, ma non è obbligatoria per seguire il corso ovviamente. Come vedi poi vabbè personalizzeremo anche la grafica del sito, come ti dicevo. Andremo poi a gestire ovviamente in maniera abbastanza precisa la pagina del mio account, la pagina del carrello della cassa come abbiamo visto adesso. Ti farò vedere poi come mettere i link di logout eccetera, come gestire il carrello all'interno del menu come vedi in questo modo qua, come gestire appunto gli ordini, come andare a caricare dei prodotti digitali per esempio. Guarda qua dentro abbiamo messo un prodotto digitale che può essere acquistato e poi scaricato direttamente, in questo caso si tratta di una guida WordPress in PDF, e ti farò vedere appunto come fare tutte queste cose in maniera personalizzata. Quindi se sei pronto o pronta per iniziare con il tuo e-commerce creato con Elementor, ti consiglio di iscriverti subito, di non perdere tempo e di iniziare direttamente a seguire le lezioni del corso. Ci vediamo nelle lezioni e ti auguro un buon lavoro con il tuo e-commerce creato con Elementor Pro e WooCommerce.